La rassegna stampa è offerta da... Mercoledì 19 settembre, buongiorno a tutti, vediamo le principali notizie della giornata nella nostra rassegna stampa. Iniziamo con il quotidiano nazionale romano Il Messaggero. Monti convoca la Fiat sabato, vertice con Marchionne a Palazzo Chigi. L'amministratore delegato del Lingotto, resteremo in Italia. Sulla sinistra, Camera salta controllo esterno sui bilanci. PD, UDC e Italia dei Valori, noi lo faremo, fini c'è tempo per correggere. La governatrice Polverini fuori le mele marce, caccia l'ex tesoro dell'ex capogruppo, via i tagli del Lazio, ma è guerra con il PDL. Taglio centrale, calcio scommesse, soldi in Svizzera, spunta Mauri. Sulla destra Roma, truffa da 80 milioni dietro il suicidio del broker. La 7, retromarcia di Mediaset, Bernabé no alla svendita. La sentenza, i giudici bocciano Mondadori, ritirate le foto di Kate in topless. Proseguiamo con il quotidiano torinese La Stampa. Bilanci, i partiti frenano sui controlli esterni, possiamo verificarli noi, PD, UDC e Italia dei Valori, noi procederemo lo stesso. Al centro Fiat, i vertici vedono Monti, sabato incontro a Palazzo Chigi e il CAN, faremo scelte oculate e responsabili. Le offerte entro il 27, La 7, Mediaset si tira fuori, Bernabé, non vogliamo cederla ad ogni costo. La gaffe di Romney che apre la strada a Obama, in un video il candidato repubblicano insulta il 47% degli americani e sfotte gli ispanici. Il diario bonifica Ilva, mancano i soldi per i custodi giudiziali, servirebbero 4 miliardi. E poi bloccate le foto di Kate in topless, la rivista francese ora dovrà restituirle. Passiamo ora alla pagina regionale con la Gazzetta del Mezzogiorno. Nuovi spari a Squinzano, fucilata contro l'officina dell'imprenditore ferito. Nel mirino finisce nuovamente Luca Greco, scarcerato ieri mattina. Lucera, 4 carabinieri schierati con i boss, arrestati insieme con altri 12. Le indagini partite da un omicidio. E poi Taranto, Ilva, pugno di ferro dei PM, i custodi giudiziari, fermare l'attività criminosa e l'inquinamento. Il gruppo Riva mette sul piatto 400 milioni, ma i sindacati dicono insufficienti. La Gazzetta di Lecce, fucilata contro l'officina dell'imprenditore ferito, 8 grandi fori causati dall'esplosione di una cartuccia, Luca Greco ancora nel mirino. Secondo gli investigatori si tratta di un chiaro messaggio intimidatorio. Rifiuti, impianti fermi e scoppia l'emergenza, senza soldi né gasolio, la Cogeam costretta a chiudere. Taglio basso, Galatina, 2 medici finiscono sotto inchiesta. E poi ancora cronaca, colpi a Scorrano, Castro e Nociglia, banditi scatenati, raid notturni nei distributori di carburante. Infine il nuovo quotidiano di Puglia, torna libero, accolto a fucilate, avvertimento a Luca Greco, accoltellato e arrestato 6 giorni fa. L'escalation della faida Squinzano, per l'agguato di sabato 2 indagati, fuori anche Manca. I 2 filoni d'inchiesta affidati a un solo PM, usura e appalti, Monteroni trema. La storia, Giorgio, il genio dei test d'ingresso all'università, primo su 70.000. Salento nella morsa dei rifiuti, discariche chiuse, Gabellone convoca tutti i sindaci. E poi il calcio, chi ricoda ragiona Mister Lerda, meno personalismi. Pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia, la città universitaria sbarca in Europa, comuni e università insieme in un progetto di eccellenza che vede coinvolti 11 paesi. L'allarme criminalità, c'è il nome dell'indagato, identificato il complice, il sospettato e Salvatore Milito, si cercano i mandanti. Scarcerato, raffica di fucilate contro l'officina, intimidazione al giovane che era appena tornato libero dopo l'agguato a Squinzano e guerra di mafia. I nodi della salute, ospedali senza primari, partono i primi concorsi, l'ASL di Lecce cerca 4 nuovi dirigenti per alcuni reparti al Vito Fazzi e al presidio di Casarano. Tumori, nuovo allarme, Salento in maglia nera. Dopo le parole del ministro Clini parte il monito dell'oncologo Serravezza, media più alta del 22%. Il caso, malata grave, l'ascensore è rotto al 6° piano con la gru, il compagno senza privacy né dignità, che umiliazione. Economia, tecnologie, 12 milioni per il lavoro, maxi investimento per Iacobucci che conta già 120 dipendenti in previsione, un aumento di capitale per l'azienda nata da British American Tobacco, assunzioni, ora la decisione.
Ieri pomeriggio di Consiglio Comunale a Palazzo Carafa, debiti e case popolari, scontro in Consiglio, polemica contro gli uffici tecnici, sotto i riflettori l'emergenza casa, 1.400 in attesa. Il genio dei test, primo in Italia, ha superato la prova con 73 punti, i partecipanti erano quasi 70.000. Giorgio Bianchini di Lecce ha avuto il punteggio più alto per la missione a medicina. Calcio acrobatico con i campioni, da oggi le sfide di freestyle con 50 finalisti da tutti i paesi e l'anfiteatro di Piazza Sant'Oronzo si trasforma in stadio. L'attesa per due grandi, Cannavaro e Pippo Inzaghi, nella giuria. Monteroni, usura e appalti, l'inchiesta è una sola, un unico fascicolo sui tavoli della procura antimafia, ampio, dossier affidato al sostituto procuratore Alessio Coccioli. Concludiamo infine con lo sport. Chirico, fa bene il mister a sgridarmi, il furetto disposto a mettere da parte personalismi. Lerda lo aveva bacchettato nel dopogara col San Marino, a Treviso dovrà dimostrare di aver imparato la lezione. E poi oggi doppia seduta di allenamento, Jeda, recupero difficile, Pià al centro dell'attacco. Termina qui anche oggi la rassegna stampa di Lecce News 24, a tra poco con il nostro consueto telegiornale. La rassegna stampa è stata offerta da...